uno dei gesti più iconici di sempre fatto da uno dei mostri più iconici di sempre. Perché lo scorso video l'ho fatto su Godzilla, quindi per par condicio questo lo dovevo aprire con King Kong. E che i gorilla si battono il petto lo sanno tutti, ma a che serve davvero questo comportamento? Lo abbiamo scoperto di recente e oggi ne parliamo. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di alcuni dei nostri cugini stretti più affascinanti in assoluto, ovvero i gorilla. Anzitutto, non c'è un solo gorilla in realtà. Al momento sono classificate due specie di gorilla. Il gorilla occidentale, nome scientifico Gorilla gorilla, e il gorilla orientale, nome scientifico Gorilla beringei. A sua volta, ognuna di queste due specie ha due sottospecie, ovvero popolazioni della stessa specie, ma con caratteristiche morfologiche, genetiche e comportamentali abbastanza diverse da meritarsi un'ulteriore distinzione dalle altre popolazioni della stessa specie. Nel caso del gorilla occidentale abbiamo il gorilla occidentale di pianura, nome scientifico Gorilla gorilla gorilla, e il gorilla di Cross River, Gorilla gorilla di Delhi. Nel caso invece del gorilla orientale abbiamo da una parte forse il più noto di tutti, ovvero il gorilla di montagna, Gorilla beringei beringei, e il gorilla orientale di pianura, Gorilla beringei graueri. Speriamo che a nessuno venga in mente di fare il giochino di tipo Tiberi ogni volta che dico gorilla, perché sennò a metà video probabilmente siete morti. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e seguitemi anche su Instagram, Twitch, Spotify, secondo canale e Patreon, link in descrizione. Allora, i gorilla, come molti altri primati in realtà, non hanno goduto fino a poco tempo fa di una bella fama. In particolare di loro si temeva la stazza, la potenza e il temperamento. Erano considerati, in realtà come altri primati, dei riflessi bestiali, brutali e istintivi dell'essere umano, con l'aggravante nel loro caso di essere anche tremendamente più forti. Spesso, nelle vecchie incisioni in cui compaiono, hanno quasi un guizzo malevolo e omicida negli occhi, i denti digrignati e vengono rappresentati mentre uccidono, o stanno per essere uccisi, dal cacciatore di turno o addirittura mentre rapiscono delle donne. Cosa curiosa, gli abitanti umani autoctoni delle zone in cui vivono anche i gorilla, è chiaro che bene o male li conoscevano da sempre. Ma in effetti la scienza ufficiale non conosce gorilla da molto tempo. I primi esemplari di gorilla mai raccolti furono appunto un cranio e qualche altro osso raccolto dal missionario americano Thomas Staton Savage durante il suo soggiorno in Liberia. E la prima descrizione scientifica di quello che oggi sappiamo essere il gorilla occidentale risale al 1847, quindi è molto recente, in un articolo pubblicato negli atti della Boston Society of Natural History, dallo stesso Savage insieme al naturalista Jeffries Wyman. Non so se vi rendete conto, ma il gorilla la scienza l'ha praticamente scoperto, che era quasi metà 800. Il primo studio sistematico sul gorilla, cioè sulle relazioni di parentela con gli altri primati, non fu condotto fino agli anni 20 del Novecento, quando Carl Ackley, dell'American Museum of Natural History, si recò in Africa per raccogliere campioni. Tradotto, sparare a un gorilla e imbalsamarlo. Molto di quello che si sapeva sul gorilla era, come dicevo, più romanzo che realtà. Nel 1933 l'iconografia del gorilla come bestia potente e brutale viene scolpita a proprio a caratteri cubitali nella mente di tutti grazie ad un film un attimino importante, ovvero King Kong. Qua si incarna in toto lo stereotipo del gorilla come animale pericoloso e ritorna molto forte anche quella connotazione sessuale che abbiamo visto in quelle vecchie incisioni dove c'è il gorilla che rapisce le donne. Insomma, se avete visto il film lo sapete. E se non l'avete visto, molto male. Quello che le persone sapevano sui gorilla, a questo punto della nostra storia, si basava più su King Kong che su dati veri ottenuti dall'osservazione approfondita di questi animali nel loro ambiente, perché questa cosa non era mai stata fatta. Ed ecco una di quelle coincidenze spettacolari che adoro. Nel 1933 non nacque solo King Kong, ma anche George Schaller, zoologo americano che fu tra i primissimi ricercatori a studiare gorilla di montagna nel loro ambiente naturale, sui Monti Virunga, in Africa orientale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. La sua esperienza gettò le basi per lo studio scientifico del comportamento di questi primati e ispirarono e servirono da punto di partenza per le ricerche di, udite udite, Diane Fossey. Diane si recò in Africa nel 1966 e studiò in modo più approfondito e per un periodo più prolungato
di qualsiasi suo predecessore, i gorilla di montagna, avendo un grande successo nel capire molte cose in più su questi animali. Fino ai suoi studi, l'immagine che le persone avevano del gorilla, come vi dicevo, era più simile a quella di King Kong che a quella di animali veri. E quando pubblicò il suo lavoro, molti pregiudizi e miti sui gorilla furono finalmente smentiti, compresa la credenza che i gorilla fossero degli animali aggressivi e violenti. In realtà, in circostanze normali, i gorilla sono animali piuttosto placidi e tranquilli, con dei rapporti sociali talvolta più complessi e profondi di quello che abbiamo ritenuto fino a poco tempo fa, ma di questa cosa ne riparleremo in un altro video. Comunque, questa cosa del battersi il petto, in gergo chiamata chest beating, è famosissima, ma vi dico subito che non battono i pugni sul petto, le mani vengono tenute a coppa. In questo modo il suono rimbomba molto di più. La cosa dei pugni è in gran parte dovuta al fatto che è più scenica, perciò è stata raccontata così. Il primo contatto del grande pubblico con questo comportamento dei gorilla viene, indovinate un po', da King Kong. Sentirlo comunque è veramente impressionante. In passato si credeva che fosse il segnale che precedeva la carica rabbiosa del maschio dominante, ma poi, una volta abbattuti gli stereotipi negativi sui gorilla, abbiamo capito, insomma, che non è solo questo. Insomma, non solo sappiamo che sono animali, appunto, come dicevo, abbastanza tranquilli spesso e volentieri, ma anche che il battersi il petto serve per evitare gli scontri, non per provocarli. In questo modo il gorilla maschio, a capo di un gruppo, dice ai maschi rivali che quello è il suo territorio e che in caso di intrusione lo difenderà. E al contempo danno sfoggio della loro potenza fisica a chi li guarda. Uno studio dell'aprile del 2021, quindi roba freschissima, pubblicato su Scientific Reports, ha compreso una serie di cose che ci erano sfuggite sino ad ora su questo comportamento, studiando in particolare il gorilla di montagna. Non l'avevo detto, ma il gorilla maschio maturo è definito silverback per via della macchia grigio-argento che compare sulla sua schiena, indice appunto di maturità. In contrapposizione, i giovani non maturi sono chiamati blackback perché appunto sono tutti neri anche sulla schiena. Anzitutto, vi introduco un concetto, quello del segnale onesto. In biologia si chiamano segnali onesti i segnali che appunto veicolano un'informazione che sia il più possibile attendibile, in modo da massimizzare la chiarezza del messaggio che mandi, così chi lo riceve non si sbaglia su quel che gli vuoi dire. Molto spesso, anche se non esclusivamente, i segnali onesti girano intorno alla riproduzione. Esempio di segnale onesto visivo è il piumaggio colorato di alcuni uccelli maschi, che è un chiaro segnale per le femmine. Più il piumaggio è colorato, più il maschio è in salute e più potenzialmente può essere un buon partner. Altro esempio, stavolta uditivo, i cervi maschi più grandi fanno bramiti più gravi e questo dà alle femmine la possibilità di capire quanto è grosso e forte il maschio che lo emette. Poi c'è modo anche di fregarle alcuni segnali onesti, però questo è un altro discorso. Di base sono segnali abbastanza difficili da falsificare, che quindi danno delle informazioni precise. Riguardo le vocalizzazioni, effettivamente c'è stata una serie di dati ottenuti da diversi animali che hanno mostrato una correlazione tra struttura del richiamo emesso e, ad esempio, la taglia di chi lo ha fatto, mostrando che appunto diverse vocalizzazioni sono effettivamente segnali onesti su, per esempio, la salute e le grandi dimensioni del maschio che li ha emessi. Ma riguardo la comunicazione sonora senza vocalizzazione, ovvero i suoni prodotti senza usare la voce, in questo caso la correlazione tra taglia corporea e segnali sonori non vocali è stata studiata veramente poco. Volete un esempio di segnali sonori non vocali? Per esempio, il picchio che batte sul tronco, oppure il gorilla. Il chest beating è tipico dei maschi maturi, che di solito si alzano bipedi e si battono il petto con le mani a coppa velocemente, talvolta accompagnando la performance con delle vocalizzazioni, ma in realtà neanche sempre. Di fatto è definito segnale sonoro non vocale multimodale questo comportamento. Questa parola significa che ha delle componenti di diverso tipo al suo interno, in questo caso sia acustiche, cioè ovviamente il suono prodotto dal battersi il petto, sia visive, perché comunque per farlo il maschio si alza in piedi in modo impressionante per mostrare tutta la sua prestanza, no? Cosa strana, è un comportamento molto famoso ma non molto frequente. Cioè, i gorilla sono famosi per quello, ma lo fanno anche veramente poco. Tipo, lo studio riporta un dato di 0,5 volte ogni 10 ore. Quindi veramente poco.
Gli autori dello studio, per raccogliere dati per questa pubblicazione, hanno trascorso più di 3.000 ore a studiare i gorilla di montagna nel Volcanoes National Park in Ruanda tra 2014 e 2016, osservando più di 500 esibizioni di questo comportamento da parte di 25 maschi diversi. Per farlo hanno utilizzato delle apparecchiature audio con cui hanno registrato le frequenze dei chest beating, il numero di battiti e la durata di ciascuna esibizione. E infine hanno ricavato, mediante delle fotografie, la larghezza delle spalle e della schiena di ogni gorilla, cercando di capire se ci fosse una relazione tra le caratteristiche del suono emesso e le dimensioni del gorilla che lo aveva emesso. In linea generale, le dimensioni maggiori in un gorilla maschio si ritiene che siano associate, uno, ad una maggiore forza e quindi ad una maggiore capacità di difendere il gruppo di femmine dai rivali, due, qualora nel gruppo ci siano più maschi, sono associate maggiori dimensioni ad un rango maggiore nella gerarchia. Perciò, per un gorilla maschio, essere più grosso è normalmente indice di una maggiore fitness, ovvero un maggior successo riproduttivo, perché è una condizione, diciamo, premiante, mettiamola così. Tuttavia, fino a questo studio non era chiaro quali informazioni trasmettesse questo chest beating, né, attenzione, se effettivamente questi suoni, diciamo, in qualche modo trasmettessero anche informazioni affidabili sulla dimensione di chi li emetteva, cioè si era speculato, ma finora non ce n'era la prova. Sorpresa, i risultati hanno mostrato che i gorilla di montagna più grandi producevano suoni con frequenze più basse rispetto ai gorilla più piccoli, perché avendo un torace più grosso e largo, il suono aveva delle caratteristiche diverse, ovviamente. Anche perché maggiori dimensioni del gorilla equivalgono a maggiori dimensioni delle sacche aeree e laringee, che sono delle estensioni a forma di sacco della laringe che noi umani non abbiamo, mentre invece altri primati, gorilla compresi, sì. La loro funzione e comprensione è discussa, ma pare possano, almeno in diversi casi, essere usate per aumentare l'efficacia dei segnali sonori, come se fossero degli amplificatori. E se sei più grosso, appunto, ce le hai, queste sacche aeree laringee, con un volume maggiore, perciò il suono rimbomba di più quando ti percuoti il petto. Oltre ad avere anche una, siccome sei più grosso, una maggiore capacità polmonare e anche delle mani più grosse. Questo significa che battersi il petto non è solo un display visivo, cioè di te che fa così per far vedere quanto sei ganzo, ma un vero e proprio segnale onesto, piuttosto articolato, che al suo interno contiene delle informazioni molto precise sul gorilla che l'ha emesso. Poiché si ritiene che questa segnalazione acustica sia piuttosto costosa da produrre a livello energetico, perché è faticosa, i maschi più grandi sono più forti e quindi meglio adattati a farlo in modo prolungato. Nonostante sia, come dicevo prima, una cosa che i maschi fanno piuttosto di rado, si è visto che lo fanno più spesso quando le femmine attorno a loro sono fertili, quindi ha anche un ruolo nel corteggiamento. Questo, insieme alle cose che vi ho già detto, suggerisce che il battito del torace è un segnale estremamente importante nella competizione con gli altri maschi di gorilla e nella scelta del compagno da parte delle femmine. Non hanno però trovato correlazione tra la taglia corporea del gorilla e la durata e il numero dei battiti emessi durante il chest beating. Però, come dicevo prima, è una cosa faticosa da fare, tant'è che ci sono osservazioni di gorilla stanchi dopo che l'hanno fatto per un po'. È possibile quindi che la durata di questo comportamento diminuisca nel tempo man mano che lo si fa più volte ripetutamente perché ci si stanca. Ed essendo i maschi più piccoli e anche più deboli, magari loro si stancano prima. Quindi i maschi più grossi sono avvantaggiati anche in questo, cioè riescono a farlo per di più, per più volte, perché si stancano meno. La comunicazione sonora non vocale non è molto studiata, ma essendo comune in diversi animali è possibile che anche appunto in queste specie giochi un ruolo inaspettato a livello di comunicazione. Battersi il petto però serve anche ad altro, per esempio i giovani lo fanno per avere un feedback sociale di vario tipo, a seconda del caso, dagli altri membri del gruppo, tant'è che lo praticano anche da piccoli mentre giocano. E come segnale può essere udito tra l'altro da un chilometro di distanza, ed è un bene perché i gorilla abitano in giungle dove la vegetazione è molto fitta e a volte è veramente difficile vedere i propri simili. Forse proprio per questo hanno selezionato questo modo di comunicare, insomma, che si affida alla comunicazione sonora più che a quella visiva, perché insomma, se appunto fai un chest beating dove ti alzi, ti fa vedere tutto, è chiaro che della componente visiva, insomma, gioveranno solo quelli del tuo gruppo che sono vicini e che ti possono vedere.
per gli altri che non ti vedono ci vuole quell'altra. Chissà se sia possibile, in base alla caratteristica del suono, anche identificare il preciso gorilla che l'ha emesso, creandosi una sorta di banca dati sonora, come è stato fatto per esempio per identificare i singoli individui di alcuni cetacei. Bisognerà capire con studi futuri se sarà possibile farlo anche con gorilla. Se vi interessa, vi lascio appunto il link su Twitch, dove ho parlato anche di questo argomento assieme appunto ad uno studioso di cetacei, quindi altro gruppo di mammiferi. Se appunto andate su Twitch e non c'è più, ovviamente in descrizione c'è il secondo canale dove ricarico le dirette, quindi quando scade da lì la butto di là. Fortunatamente la considerazione che le persone hanno dei gorilla è cambiata, sono passati da essere dei bruti ad essere considerati appunto nostri cugini molto stretti, e quindi a essere guardati anche con un occhio di riguardo, anche se in realtà purtroppo non se la passano benissimo, soprattutto per la perdita dell'habitat, e la loro somiglianza con noi li espone anche ad altri rischi come le malattie. Per esempio i ricercatori in natura li studiano con le mascherine per impedire il passaggio di patogeni da noi a loro, perché insomma siamo talmente simili che ci possiamo passare malattie così, insomma. Sono una specie tremendamente carismatica e perderla vorrebbe dire perdere veramente una parte di noi, visto quanti pezzi del DNA abbiamo in comune. Di gorilla comunque ne parleremo ancora, non temete. E nel mentre non posso che invitarvi a iscrivervi e a seguirmi su tutti gli altri social, come Instagram, Twitch, secondo canale dove ricarico le dirette di Twitch, e Spotify. Per sostenere la mia attività di divulgazione trovate in descrizione tutti i link, come la wishlist Amazon e Patreon. Se volete diventare un mangiafoglie sciamante e avere accesso al gruppo Telegram ufficiale, vedere video in anteprima, un sacco di altra roba, vi aspetto su Patreon. Il libro consigliato di oggi è Umani e Animali, breve storia di una relazione complicata, di Giulia Guazzaloca, un saggio tra l'altro uscito da pochissimo che analizza il rapporto tra noi e gli altri animali, un rapporto talvolta conflittuale e piuttosto sfaccettato. Il link per recuperarlo lo trovate in descrizione assieme ai consueti consigli di lettura. In descrizione trovate anche il link al mio merchandise ufficiale, alle ricostruzioni di animali preistorici stampate in 3D che curo da consulente, e trovate anche il codice sconto per Pumping. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo, ci vediamo nella sezione commenti per sapere un po' il vostro feedback riguardo appunto il contenuto di questo video. E niente, grazie per essere arrivati fin qua e ci vediamo prossimamente. Ciao!